Mister Derzotti, potevate perderla, potevate vincerla. Sì, sicuramente al donor del vero il Celano meritava qualcosa in più, però io oggi devo fare i complimenti alla squadra, perché io ho visto una squadra attaccata con i denti al risultato, che non voleva assolutamente perdere, e avevo rimproverato ai miei la settimana scorsa l'atteggiamento dei primi minuti del primo tempo e del secondo tempo. Oggi invece ho visto una squadra che ci ha messo tanto cuore, ci ha messo tante gambe. Sicuramente potevamo fare meglio in fase di palleggio, però abbiamo lavorato e stiamo lavorando tanto sull'aspetto mentale, sul saper soffrire, sul capire i momenti della partita dove bisogna stare sotto palla e dove poi bisogna fare male quando c'è da fare male. Quindi ripartiamo da questo, siamo una squadra giovane che ha ampi margini di miglioramento. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, perché abbiamo rispettato tantissimo il Celano. Ho fatto i complimenti sia al mister sia al direttore per come è stata costruita, perché è difficile trovare un punto debole in questa squadra. Fabio Iodice, rimpianti a quintali. Beh, penso che le immagini, speriamo che stasera quando fai il servizio, non so che dire, cioè, perché è una partita che secondo me doveva finire, non lo so, 6-7-1, 7-0, non lo so, per quante le azioni abbiamo creato. Loro due mezzi di rimporta, un regalo dell'arbitro, però pareggi la partita, ci sta, colpa nostra, perché se non fai gol la colpa è solo la nostra. Allora, al di là delle circostanze, va detto che segnano i difensori per Celano, c'è qualcosa che non va? Ma è il periodo, attaccanti stanno facendo fatica in questo momento a fare gol, anche se poi Bruni domenica scorsa ha fatto 3 gol a Ponte Romano, certo. Però non è il fatto dell'attaccante, è che creiamo tantissimo e raccogliamo poco, poi subiamo un tiro in porta e prendiamo gol, e ci sta il rammarico per questo, perché abbiamo dominato penso dal primo minuto al 90esimo. È una partita che fa rabbia, perché erano 3 punti importantissimi per raggiungere la salvezza prima possibile, però rimane il fatto che è stata una grossa prestazione. Evidentemente Celano in casa non ci porta fortuna, che come giochiamo a Celano non riusciamo a vincere una partita quando giochiamo sul campo nostro.